Avvelenato, l'autista 7000 cavallista. È quello che la sportiva lava, la velocità ne ha bisogno. RS un po' rizzo di sterzo la macchina. È quello che la moglie, quando lui gli dice mi voglio fare una Porsche, una Ferrari, una Lamborghini, gli fa zeghè! Gli fa zeghè! Zeghè! Tu ti fai lo station! Tu ti fai lo station! Non ha nessuna possibilità di snausicare per se stesso la vettura dei suoi sogni, del weekend, del piacere, quello un po' da solo anche, magari quello con un amico, quello in solitaria. Salve, ciao, buongiorno, mi fai 70 per favore. E quindi, dato che a casa non conta un cazzo e al massimo può velare dietro un po' di cavalleria, dietro un po' di rigonfiamenti, la potenza gliela incarta un po' la moglie, che vede lo station, può mettersi il gelo dietro, può mettere l'attacco per le PlayStation, sono tutti contenti, vanno a Cortina, yuppi yuppi, e il weekend o al Circeo o a Portercole, purché sia nello station, purché non sia assolutamente possibile che l'uomo, il maschio latino, il capofamiglia, il portatore di reddito, si permetta di crearsi una sua nicchia, di vivere una sua passione, magari anche con la moglie, ma non c'entra i bambini. Ringraziamo Dio, ogni tanto stiamo soli, ringraziamo Dio, proprio apposta la due posti, perché al massimo ci vuole stare te, un mio amico o qualche rivista, snausi, le incazzate, non serve a niente, viva la vita, sto a mettere in mezzo e vado a prendere il patriarca. Dalla matriarca al verano e a pranzo con le mie donne. Secondo me sto male, oggi sono uscito a piedi. Quanti cavalli c'è quella? Ah, mi raccomando, fammi un commento alla poesia quella se te becca di svernicia. Yeah!